Mancano 2 giorni all'inizio di agosto e la presenza di turisti registrata dalle varie attività commerciali, salvo rari casi, segna una notevole inflessione. Persino le serate organizzate per rivitalizzare il centro Ravennate, oltre alla diminuzione di presenze, non sembrano essere d'aiuto ai vari negozianti. Questi primi mesi d'estate come stanno andando da un punto di vista turistico? Ci sono molti turisti oppure pochi? Ce ne sono pochissimi e soprattutto mancano i turisti delle crociere che quest'anno non ci fanno lavorare. Comunque il turismo a Ravenna, a San Vitale in particolare, è calato del 40-50%. Ma secondo me è meno degli altri anni, anche le crociere spendono meno, penso, secondo il mio punto di vista, ecco. Ce ne sono così così. Però ecco, c'è una netta inflessione, mi pare di capire. Sì, vorrei essere più ottimista, però c'è una netta inflessione, sì. Sta per iniziare agosto, i turisti stranieri soprattutto, non li state vedendo oppure... Parecchi, secondo me, anche per quanto riguarda il turista straniero abbiamo un incremento, sì, sicuramente, parecchi olandesi, moltissimi russi e anche parecchi americani. Mentre invece italiani? Ma su quello secondo me ci stiamo mantenendo ai livelli delle stagioni passate. Dal mio punto di vista con le crociere non si lavora, mentre con i privati che hanno il loro tempo e decidono loro che cosa voler vedere, diciamo che col momento di crisi che c'è non mi lamento. Con privati intendi sia italiani che stranieri? Sì, da tutte e due, sia italiani che stranieri, oltreoceano, nel senso che vengono comunque con la loro macchina, che decidono loro il viaggio, che se lo organizzano loro. Perché con le crociere purtroppo saranno i tempi che devono seguire, le guide, tutto quanto, non hanno tempo di fermarsi e se ce l'hanno fanno tutto in fretta e furia. Dal mio punto di vista io ho un negozio che se uno vuole vedere, guardare un po', deve perdere almeno 10-15 minuti e penso che per i crocieristi non sia quasi impossibile. Delle crociere si vedono e si va bene quando sono da soli. Quando sono con le guide ci abbiamo un po' più di problemi perché non viene molto considerata questa via nonostante è l'uscita della chiesa di San Vitale. Molti si lamentano anche che quando sono con le guide lasciano poco tempo ai Lasciano turisti. poco tempo, hanno poche ore da trascorrere, quindi hanno troppi itinerari da fare. E noi siamo qui orario continuato, ma come vedi anche oggi se ne vede poco. Mentre invece il turista, diciamo, privato, sia italiano che straniero? Turista privato, nei fine settimana, mordi e fuggi ci sono. Abbiamo perso un po' i giapponesi, un po' gli americani, però sono arrivati i russi. Comunque dai, si lavora, dai. Dalla Germania, Austria? Germania-Austria di meno. Tedeschi perché sono famiglie molto numerose, i biglietti adesso nella chiesa sono un po' cari e quindi molte volte arrivano e non entrano neanche, si fanno il giretto qua attorno. Un po' la crisi, un po' il caldo. Diciamo che scontiamo a livello generale la crisi economica che coinvolge l'area euro e in particolare in Romagna scontiamo anche il terremoto che purtroppo ha coinvolto l'Emilia e quindi un calo drastico di presenze. Sia italiani che stranieri. Italiani, un calo minore rispetto agli altri anni in termini quantitativi, un calo però maggiore per quello che riguarda la capacità di spesa all'interno del turista italiano. Per quello che riguarda il turista straniero, soprattutto il turista che portava un buon afflusso di contante qua a Ravenna, che era Nord Europa, Germania, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, qualcosa di Francia e Inghilterra. Per quello che mi riguarda, fino al momento, molto in calo. E aperture serali come Ravenna Bella di Sera stanno portando clientela oppure la gente viene in centro e si fa solo un giro? No, abbiamo avuto 2 o 3 venerdì buoni e un paio un po' più scarsi, ad esempio la Notte Rosa, tutti erano improntati al divertimento, altre cose invece dello shopping, però queste promozioni servono, bisogna tenere aperto, ecco, anzi bisognerebbe fare qualcosa in più, spettacoli, divertimenti. Dal nostro punto di vista è andato, diciamo, come gli altri venerdì, sicuramente non è come gli anni scorsi. Gli anni scorsi al venerdì sera eravamo sempre pieni, adesso a mezzanotte chiudi perché non c'è più gente. Quindi un netto calo. Un netto calo, sì, sicuramente sì.
No, diciamo che siamo assolutamente soddisfatti, c'è parecchia gente, i venerdì sera sembrano funzionare bene e ovviamente più gente gira, più possibilità ci sono che un cliente entri e conseguentemente acquisti. Ma rispetto agli anni scorsi come sta andando? Sinceramente vedo un incremento. Diciamo che secondo me quest'anno si è tornati ai primi anni in cui si stava aperti venerdì sera con tanto movimento, belle iniziative, no, diciamo che sono assolutamente soddisfatto. Le aperture serali economicamente non tantissimo, però devo essere sincero, viene un sacco di gente che qui in via Argentario era quasi strano vederli, perché come io facevo quando venivo come turista facevo solo via Cavour e magari nelle laterali non giravo. Adesso con almeno facendo queste installazioni al di fuori del negozio abbiamo notato che la gente è attirata a venire all'interno, a deviare corso, e poi c'è chi spende e chi non spende, per adesso pochi, però è un inizio. Speriamo che magari l'anno prossimo che la gente si abitui a sapere che ci sono altre cose al di fuori delle tre vie centrali di Ravenna, che si allarghi un po' questo giro turistico, perché sennò rimaniamo molto sconosciuti qua. Probabilmente si risentono del clima generale abbastanza depresso e danno la sensazione di essere un po' a fine corsa. Può darsi anche sia solo una pausa di riflessione e che mantenendo le stesse forme e strutture il prossimo anno si possa avere un riscontro diverso. Federico Lega per Ravenna Web TV.